Buongiorno, come è noto a tutti, il generale Figliuolo ha sostituito Domenico Arcuri nel coordinamento complessivo straordinario dell'emergenza sanitaria e ovviamente l'emergenza sanitaria oggi riguarda fondamentalmente la vaccinazione. Una vaccinazione che in Italia procede a stenti, a rilento. Quello di cui vi voglio oggi dare notizia è un video che ho messo io stesso su Twitter, ma che credo sia facilmente scaricabile, del generale. Il generale ha guardato un po' un sacco di onorificenze. Bisognerebbe dargliene un'altra di onorificenza per la sua onestà. Ora, io non so se l'onestà in questo caso vada a proprio a vantaggio dell'attuale governo, dell'attuale campagna di vaccinazione, però bisogna dargli atto di un coraggio estremo, di una onestà estrema. Perché che cosa dice in questo video che potete andare tranquillamente a vedere? E dice sostanzialmente che questa vaccinazione di massa è sperimentale. Cioè, dice praticamente che è chiaro che alcune cose su AstraZeneca non sono andate bene, che ci sono problemi sui vaccini, perché in effetti questi vaccini sono stati fatti troppo velocemente, troppo urgentemente e certo hanno avuto l'autorizzazione dell'EMA, dell'AIFA, eccetera, ma tutto questo è avvenuto tanto rapidamente e poi queste sperimentazioni che sono state fatte e non coprivano tutti i casi, e così si sono creati questi problemi che vediamo tuttora. Insomma, la conclusione di questo ragionamento di Figliuolo è che la vera e propria sperimentazione sui farmaci, che è necessaria per metterli in commercio, viene fatta adesso su di noi. Noi, insomma, siamo praticamente le cavie delle grandi industrie farmaceutiche che sperimentano questi nuovi farmaci su di noi. E quindi se ogni tanto qualcheduno muore, e beh, pazienza, in fin dei conti ci sta nell'ambito della sperimentazione. Ma io non so se vi rendete conto di queste dichiarazioni. Cioè, non è possibile che noi, popoli interi, italiani, ma anche altri popoli siano praticamente soggetti di sperimentazione, cavie da laboratorio, cioè non hanno neanche iniziato la sperimentazione come si fa sui vaccini, di solito sugli animali, e poi dagli animali si passa agli uomini. Qui hanno saltato tutto, animali, uomini e intere popolazioni sono sottomesse a questa vaccinazione, in parte addirittura forzata. Perché i medici, gli infermieri, i farmacisti, i veterinari, eccetera, questi dovrebbero farlo comunque. Siamo di fronte a farmaci di cui non sappiamo neanche l'efficacia, perché già ci dicono che chi ha fatto due dosi dovrà fare comunque un richiamo di un'altra dose, eccetera, che comunque se uno anche ha fatto il vaccino dovrà in ogni caso utilizzare gli altri strumenti di protezione perché potrebbe lui stesso di nuovo ammalarsi o comunque trasmettere il virus. Ma che cacchio di cosa ci stanno iniettando nelle vene, scusate, nel braccio, non è nelle vene, ma è come se fosse una droga questo. Mi è venuto spontaneo questo discorso qui della vena, cioè non sappiamo che cacchio di sostanza ci stanno iniettando dentro, non lo sanno neanche loro e te lo dicono chiaramente, ti dicono chiaramente che boh, non sappiamo, andiamo avanti, prima AstraZeneca lo facevamo ai ragazzi, poi ci siamo resi conto che morivano, adesso lo facciamo negli adulti, speriamo che lì vada bene negli adulti, ma non è possibile. Ma ve ne rendete conto? Non è possibile una cosa del genere. Ah, ma così poi potremo uscire tutti. Saremo tutti morti quando usciremo. Non è possibile, non è sostenibile. Guardate, io sono favorevole ai vaccini, ma questi non mi sembrano vaccini, non sono sperimentati, non so che cacchio siano. Io non c'ho niente, non sono un Novax, ho fatto tutti i vaccini, la titetanica, tutto quanto, l'ho fatto fare i miei figli, eccetera. Ma questi non so come chiamarli, farmaci
Pfizer comunque non è un vaccino, lo sanno tutti, è una terapia genica, ma gli altri, cosa sappiamo degli altri? Gli altri non funzionano. E non so se ci rendiamo conto in che situazione siamo. Cioè, noi possiamo aprire in Italia soltanto dopo che abbiamo fatto la vaccinazione. La vaccinazione però è una cosa sperimentale, non sappiamo come andrà avanti. Per cui adesso, boh, chi ha fatto la prima dose? I militari. Visto che il figliuolo è un militare, lo dovrebbe sapere, i militari, boh, quelli che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca, è arrivato d'improvviso un comunicato, basta, i militari, sono giovani, no? Non lo facciamo più AstraZeneca, quindi chi ha fatto la prima dose non si fa più la seconda, perché potrebbero morire, no? Mi sembra abbastanza evidente. Ma ve ne rendete conto? E chi è responsabile di tutta questa situazione in Italia? Negli altri paesi ci sono responsabilità varie. Ma chi è responsabile? Primo, ovviamente il governo, ovviamente il presidente del Consiglio. Ma chi è che poi si occupa concretamente della salute degli italiani? Un ministero, un ministro, l'intoccabile. Cioè, voi potete fare qualsiasi cosa, ma lui resterà lì perché è stato deciso che è intoccabile. Io vorrei sapere chi c'è dietro. Questa è una persona che, per quello che ha combinato nella gestione del virus, con tanto di reati che non so, non tanto di responsabilità politica, sto parlando di responsabilità penali, quindi di reati penali, dovrebbe essere indagato. Indagano tutti. Tutte le persone che erano a lui vicino le stanno indagando, ma lui è l'intoccabile. Talmente intoccabile che invece di metterlo da parte in questo governo, boom, ce lo siamo ritrovati di nuovo di fronte a gestire che cosa? Adesso i vaccini. I vaccini. E abbiamo visto quale gestione dei vaccini. E ora abbiamo un generale che in tutta onestà, bisogna dirlo perché è incredibile, ti dice chiaramente, guardate, siete soltanto la cavia delle industrie farmaceutiche. Grazie per la sua onestà, generale Figliuolo.